riguarda all'ottica della mitigazione dei cambiamenti climatici, il fatto che gli alberi siano di fondamentale importanza e tutti si mobilitano per piantare alberi, ma ci sono dei criteri o chiunque può andare e piantare dove vuole, cosa vuole? Con questa domanda ci eravamo lasciati nel precedente episodio. Benvenuti da Roberto Massai e ben trovati su Giardino Futuro, il podcast del giardinaggio consapevole e sostenibile. Continua l'intervista ad Alessandro Bottacci, l'esperto di tutela ambientale e biodiversità, con alle spalle più di 40 anni a contatto con foreste e oasi protette per conto del Corpo Forestale dello Stato Italiano. Mettiti comodo perché ne sentirai delle belle e potrai prendere un sacco di spunti anche per gestire al meglio i tuoi alberi e il tuo giardino. Voglio chiarire subito, queste campagne di piantiamo 2 miliardi di alberi sono solo sceneggiate. Te lo dico perché prima di tutto non abbiamo i vivai che producono tutte queste piante che loro dicono. In realtà i vivai forestali, dico, certo, da rimboschimento. E poi per passare da un impianto di tot alberi in un campo per costruire un bosco fino ad avere un bosco ci vogliono almeno 50-60 anni. Sì. Allora, questi 60 anni nell'affrontare il cambiamento climatico noi non ce l'abbiamo, perché se va in questa direzione tra 60 anni non ci saremo più. Allora, bene, da un lato piantiamo e siamo d'accordo e dopo magari parliamo di come piantarlo, ma la prima assoluta cosa da fare è conservare i boschi esistenti. Poi parchi, viali, insomma, gli alberi e ci sono. Gli alberi e ci sono. La tutela, gli alberi e ci sono. Bisogna conservarli. Io parlando di boschi, poi parlando di viali, parlando di... È chiaro che... È tutto un giardino, Alessandro, per me e come professo si vive in un giardino planetario e non ce ne siamo ancora resi conto. Si distingue il giardino dall'orto, dal campo, il parco dal bosco. Tutto un giardino. Certo, e tanto più se sei per esempio in un ambiente urbano, c'è assolutamente la necessità di tutelare i processi naturali di questi alberi che vivono in città. Ma i viali di Firenze, cioè, non sono rispettati. È inutile che poi si facciano le campagne per piantare gli alberi quando si trattano male gli alberi che ci abbiamo, perché l'albero, a differenza dell'uomo, per un gran periodo molto più lungo di noi continuano a funzionare molto bene e addirittura se parliamo di insieme di alberi, che siano un giardino, che siano un parco, che siano un bosco, addirittura più invecchiano e meglio funzionano per se stessi, ma anche funzionano per i benefici che riescono a dare all'uomo. Cioè, i viali non sarebbero la stessa cosa se ci fossero alberi piccoli di 5-6 metri di altezza con una chioma ridotta, eccetera. I benefici che derivano dagli alberi grandi, dagli alberi adulti, come ci sono ancora, e soprattutto degli alberi non toccati, perché io vedo delle cose, sono veramente, gridano vendetta a Dio e alla natura, ecco. Se una pianta fosse messa a dimora, come Dio comanda, nel suo habitat ideale, una pianta piccola lasciata crescere in modo armonico, libero, potrebbe essere anche fattibile la non potatura? Cioè, può darsi che una pianta possa venire bellissima anche senza intervento nostro? Ma io penso di sì. Quando una pianta è scelta la specie giusta nel
nel posto giusto, è chiaro che poi alla fine non ha bisogno di potature. E la prima cosa è quello che chiamavo la valutazione della chioma potenziale. Sì, noi abbiamo bisogno di pensare non alla pianta nel momento in cui la mettiamo, ma nel momento in cui la pianta ha nella massima estensione. Parli da un punto di vista anche progettuale, cioè nel momento in cui si fa un progetto, anche un architetto... Certo. Cosa che invece guardano un po' al tema compositivo, i colori stanno bene, le forme, e poi le piante crescono e da lì infatti l'overplanting lo chiamano, no? Cioè riempire troppo, poi la potatura diventa quasi una necessità perché le piante... Mettono un platano a 3 metri da un palazzo, è chiaro che poi... Ti racconto questo aneddoto perché è clamoroso. Io ho un cliente, seguo da tempo, insomma da diversi anni... C'ha una siepe di cipressi Leylandii, quel cipressino sì. Gli avanzò una piantina nella siepe e c'ha un giardino grande, quasi un parco, e la mise così, tra gli alberi. Mai toccata, allora la siepe è lì, a forza di potare, è tutta mezza secca, mezza... cioè sarebbe da sradicare e sostituire. La piantina è praticamente come fosse una douglasia, è diventata 80 la base e alta 22 metri, perché ci siamo saliti in tree climbing a dargli una rimonda, e lui è stranito. Perché dice, ma come, questa è la stessa pianta che ci ho fatto la siepe e le ho piantate a 50 centimetri? Pensa quanto lavoro gli abbia dato in 20-30 anni di potatura e di smaltimenti mantenere quel colosso a bonsai, perché poi si tratta di questo. Perché poi si tratta di questo, in pratica l'hanno costretto a una situazione innaturale. Invece sì. Quello che a parte, sai, le Cupresso ciparis Leylandii è una specie, c'ha due progenitori che crescono, capito? Per cui... Sì, ma se ne vedono tante di queste siepi piantati a 30 centimetri, no, 50 ma anche centimetri. anche questa sono mode, cioè, no, ma non capiscono e poi fanno le siepi di legno e non di verde, certo. perché hanno la fretta di fare la siepe che chiude, sì, chiudere subito. In 2 anni deve essere tutto completamente chiuso, più stretta pianti una siepe e più che le piante entrano e vengono ombreggiate, quando la riduzione della luce, le foglie le perdono. Un po' come anche avviene nel bosco, perché c'è una competizione, le piante vanno a cercare un po' la luce, insomma, ecco, anche nel bosco sì. Se le piante sono ben spaziate hanno un potenziale diverso. Sì, loro, gli alberi hanno... una cosa importante che è la stratificazione verticale, certo. Perché gli ecosistemi naturali sono degli ecosistemi tridimensionali, perché considera i boschi evoluti, i boschi vetusti vanno 30-40 metri di altezza, capito? Quindi in 30 metri di altezza, 40 metri di altezza ci sono tutte le stratificazioni di luce, per cui vivono alcune piante, vivono meglio nella penombra, alcune vanno nella zona in piena luce e così via. Ora, quando noi lavoriamo su strutture più piccole, anche la stratificazione è minore, di conseguenza c'è meno possibilità di avere tante piante diverse. Ecco. La luce comanda su tutto, perché il cervello, gli alberi, il cervello ce l'hanno sotto le radici, come dicevo prima, ma la bocca ma la bocca ce l'hanno per aria, perché ce l'hanno sulle foglie, la sono le foglie bocca. Sì. Ci mangiano e ci respirano, fanno tutto lì. Ci mangiano e ci respirano, ecco come, come la nostra, come succede alla nostra bocca, ecco. E la potatura chiaramente le affama, perché sono tutte bocche che si va a togliere, alla fine la potatura deprime. C'è potatura e potatura, va bene. Allora, okay.
in generale la potatura diminuisce la superficie produttiva, perché le foglie attraverso la fotosintesi producono zuccheri. Quando vengono potate, la superficie produttiva diminuisce anche drasticamente. Poi c'è un altro aspetto, che la riduzione dell'apparato aereo con la potatura determina la morte di una parte dell'apparato radicale e di conseguenza anche il sistema radicale non è più vitale, per cui è anche più facilmente attaccato dai funghi della decomposizione. Terza cosa, le ferite di potatura sono un veicolo di spore di funghi lignicoli, di funghi che degradano il legno. Quindi più è grande la ferita e più è la superficie di attacco. In pratica, per avere piante sane, meno si pota e meglio è. Meno si pota e meglio è, e più piccole sono i rami potati e meglio è. Meno si lavora, meno si fa smaltimento, sì. Meno si spende. Bisogna, allora, l'individuazione della pianta è fondamentale, della specie è fondamentale. Certo. Ma anche il numero, nel senso, se ci va una pianta al metro, è inutile mettercene tre o quattro. Sì, certo, tre o quattro in due anni chiudi tutto, allora lo fai per te per ora, non lo fai con l'idea di lavorare per i prossimi 30 anni, per dire, per i figli, eccetera. No? È meno sostenibile comunque, perché ti crea più lavoro, più spese, più impazzimenti. Allora, qualche volta mi viene di pensare sia fatto apposta questo discorso per crearsi lavoro, perché non è possibile. No, perché poi tu sai bene che con potature forti, anche capitozzature, cimature forti, stimolano la produzione di rami avventizi. Sì, sì, vigorosi, insomma, molto vigorosi, ma poco radicati, cioè, deboli anche meccanicamente deboli. E poi c'è il problema di tutte le rotture che si creano nel sistema della compartimentazione. Le difese, insomma, le difese dell'albero o dall'aggressione. Sì. E ecco, mi sembra di capire che poi alla fine, sia nel mondo del giardino, degli alberi, ma anche dei boschi, si viva ancora, nonostante la nostra evoluzione, i mezzi che abbiamo a disposizione, viviamo ancora immersi in tanti paradigmi, false credenze, cattive abitudini, che poi non si vuole neanche abbandonare. Perché c'è una resistenza al cambiamento fenomenale. Sì. Molto è anche una pigrizia mentale a cambiare, a riflettere. Certo. E poi ci sono delle credenze popolari come quella che dicono le potature rinforzano la pianta. Bravo, no? bravo. Capito? Sì. Se, a oppure, me è capitato tra giardinieri codesto di discutere, quando io ho iniziato a fare il tree climber, ormai sono quasi 15 anni, all'inizio noi si deve attaccarci una corda all'albero, quindi bisogna sapere dove metterla, se l'albero sì, è sicuro, certo, o meno. Certo. E con giardinieri si parlava di capitozzature o meno, erano arci convinti a spuntare, a cimare, a capitozzare, di fare bene, perché la pianta la stimolavano a rinnovarsi completamente, dicendo: vedi come è ritornata bella, folta, vegeta, guarda che foglie grosse, guarda qua. Certo, c'erano le foglie grosse, per forza, e senza mangiare fa la forza a cercare di mangiare, sì. Capito? Invece loro erano convinti, e per fare quelle foglie grosse usano gli zuccheri di riserva, che poi in caso di necessità non ce l'hanno più. Spendono. Anche in caso di malattie, aggressioni, che sono sempre bravo, deboli. O di siccità, di situazioni avverse. Certo. Non hanno più in banca i soldi
di riserva, capito? E quindi sì, perché li hanno dovuti spendere tutti per rifare la chioma. Qui vicino a casa mia c'era un viale di pioppo cipressino che ogni 3 o 4 anni lo ricapitozzano così. È chiaro. Il pioppo poi i funghi se lo... Ha capito, una pianta è già di per sé, c'ha un'aspettativa di vita abbastanza corta. Corta non vuol dire 20 anni, vuol dire anche 100, 120. Certo, certo. Ho visti di pioppi di 120, 150 anni. Però è chiaro, le potature continuate chiedono una spesa energetica che poi non ritorna. E quindi le piante dopo si ammalano. Hai una pianta del cuore? Cioè proprio una pianta allora, che apprezzi più di altre? Allora, nella foresta io sono, dirò un'ovvietà, però sono innamorato del faggio. Del faggio. Perché il faggio è il silenzioso padrone della montagna. E poi il faggio è per la foresta è generoso. Ecco. Sì. Io vado matto delle faggete, una volta hanno perso la foglia, c'è quei tappeti di foglie in terra. Foglie. Con quegli alberi chiari, bianchi, fantastici. Guarda, non c'è foresta più bella della faggeta per vedere trascorrere delle stagioni. Perché dalla neve bianca con questi alberi, con queste cortecce grigie, poi la primavera con questo verde tenuo delle foglioline appena messe, il buio della faggeta in piena d'estate, poi il marrone, i colori dell'autunno. Insomma. Sì, questo alternarsi delle stagioni ricordato dalle piante è fantastico, è molto meglio di quei giardini imbalsamati di sempreverdi tutti squadrati che quello era una filosofia anche quella. Io sono per vedere il trascorrere delle stagioni. Diciamo che quella filosofia ormai potrebbe essere un po' superata, ecco. Visto che di squadrata abbiamo tanti bei palazzi, tante belle strade, infrastrutture, un po' di natura potrebbe essere un po' più wild. Ecco. Artificializzare anche gli alberi non va bene, di sicuro. No. Mi sembra di capire che anche per te, come insomma condivido pienamente, la natura un po' più spontanea e più libera, che può essere il bosco, la campagna, un campo, un incolto, abbia molto da insegnarci anche nel come progettare e realizzare giardini. Sì, guarda, io faccio questo lavoro ormai dall'84, ora quant'è? 38 anni, quindi insomma di boschi ne ho visti. Ho visto che se noi seguiamo i processi che segue la natura, anche per costruire cose, tra virgolette, artificiali, se vogliamo, perché le costruiamo, no? Un giardino, te fai anche, c'hai questa professione, ma se noi seguiamo quello che fa la natura, noi avremo anche più successo anche dal punto di vista professionale, perché crei delle strutture anche più stabili, perché più è vicina alla natura e più è stabile e meno sono le esigenze di energia esterna. È anche più sostenibile. Mi confermi quello che io cerco di professare. Allora ti dico questa perché è emblematica. Io da poco, qualche mese, ho lanciato anche il blog, il sito, e nell'home page, indovina un po', parlando di giardini, avrei potuto mettere chissà che immagine accattivante. Ho messo quella di una fustaia, proprio di un bosco alto fusto con degli alberi caduti a terra che stanno marcendo. Ecco, proprio l'idea, come dicevate, di una faggeta, per intendere. Ho avuto un sacco di critiche della serie, ma cosa c'entra il bosco con il giardino? Ma te fai giardini, non tagli ancora boschi? Cose proprio come se proprio il bosco non avesse nulla da insegnarci, non avesse niente a che vedere
con il giardino. Ecco, questa è... pensa così, sono contento, almeno non mi chiamerà per una consulenza o per un servizio di progettazione, almeno non ci perdo tempo. Ma piano piano dobbiamo anche costruire una conoscenza, no? Anche nei committenti devono capire che tu gli fai delle proposte che segue un percorso diverso da quello ordinario, ma che alla fine crea una struttura che è stabile, che è funzionale, e che richiede un po' meno dispendiosa. Poi ci può essere anche quello che viaggia in Ferrari tutti i giorni e se ne frega di quanto consuma. La gente in carenza di mezzi, in presenza di carenza dei mezzi, deve semplicemente affidarsi agli automatismi, a conoscere bene gli automatismi della natura e la capacità anche di chi progetta, realizza e mantiene i giardini è proprio anche in questa capacità di conoscere e applicare gli automatismi delle piante. Posso dirti che mi è capitato di interagire con persone che non so se ce l'hanno, ma se la possono permettere la Ferrari, ed avere molta attenzione a questi temi della sostenibilità, della naturalezza, della connessione, e magari altre gente che, pur di avere un giardino di rappresentanza e sembrare più di quello che non sia, vogliono bruciare le tappe o ottenere più di quello che possono. È lì un po' il gioco. Ma io non parlavo della Ferrari per il discorso i ricchi, i poveri. È chiaro che la Ferrari consuma molta benzina. Nel senso... Capito? Più vai veloce, più ci vuole... Più vai veloce, più ci vuole la benzina. Se vai con la Panda e vai piano, consumi poco. Alessandro, a volte... anche facendo dei video oppure nel podcast, paragono un po' il giardino, cioè realizzare un giardino, ma comunque le piante, a mettere al mondo un figlio, nel senso che nel momento che lo metti al mondo c'è tutta una fase di preparazione. Sicuramente se è il primo sei meno preparato e vai anche tu puoi avere anche un sacco di idee, di timori, poi col tempo ci prendi la mano. Però ecco, i primi tempi, dopo hai preparato tutto, ha fatto tutto come si deve, sono comunque delicati perché un po' di manutenzione ci vuole. Certo. Ma poi nel tempo, cioè un giardino a 2 anni meno, a 3 anni meno ancora, dopo 5, 6, 10 anni, un po' come un bosco, dovrebbe autosostenersi quasi. Poche cose di intervento, ma un giardino, se è studiato bene, realizzato meglio, a un certo punto dovrebbe essere quasi autonomo, perlomeno per alberature, grandi arbusti. Certo. Poi chiaro, lo sfarcio del prato ogni tanto, anche lì tra un pratino all'inglese con il nostro clima e un prato rustico, un prato fiorito, ce ne passa. Io ho visto agriturismi che avevano un'oliveta e gli hanno messo l'impianto di irrigazione, hanno messo il prato a rotoli perché volevano il pratino anche nell'oliveta. Che poi tra l'altro succede il guaio, perché per esempio chi vuole il pratino all'inglese continuamente irrigato, per esempio, c'ha la sofferenza delle radici, no? Che sono continuamente umide, e di conseguenza non tutte le specie tollerano questa cosa, capito? Ma io ho visto per 10 anni, avendo lavorato a Vallombrosa, ho anche gestito l'arboreto di Vallombrosa, che insomma sono grande, sono 11 ettari. Ma ci sono anche le Douglasie più alte d'Italia, o sbaglio lassù? Le Douglasie non sono lì, sono a Vallombrosa, sono gli alberi più alti d'Europa anche. D'Europa? D'Europa. Che ci sono saliti alcuni miei colleghi a fare la misurazione. Sì, quanto sono alte le lì? 63 metri. Ora chiaramente è una specie esotica, ma comunque in assoluto tra le specie europee è la specie più alta d'Europa. Bellissime.
Cavolo. E quindi insomma sono circa su quelle altezze lì. Gli alberi stanno iniziando a sentirli un po' i cambiamenti climatici degli ultimi anni, quest'estate veramente toste, le siccitose, o ce la fanno magari a in tempi così brevi a riorganizzarsi? No, non ce la fanno a riorganizzarsi. Hanno una grande plasticità, questa resistenza, resilienza e plasticità sono queste tre caratteristiche che aumentano quanto più la struttura è naturale. Certo. Quanto più è vecchia, quanto più è naturale, per esempio un bosco come Sassofratino, dove ci sono piante di 5, 600, 700 anni, okay, e non si interviene almeno da anche lì da 500 anni, 600 anni. Noi abbiamo certamente una capacità maggiore di resistere al cambiamento climatico, dove invece più artificiali sono le strutture e più sono vulnerabili al cambiamento climatico. Questo è importante. Anche perché cosa succede? Ritorno a quella famosa rete, l'internet degli alberi, delle radici, che scambia e fornisce agli alberi più in difficoltà, fornisce zucchero, fornisce acqua, c'è proprio uno scambio, una cooperazione per quanto riguarda gli zuccheri e per quanto riguarda l'acqua. Certo. Che passa attraverso le radici e di conseguenza in qualche maniera resistono meglio al cambiamento climatico. Certamente non possiamo pensare che la cosa vada avanti per anni e anni. Io sono preoccupato che a novembre ancora non si è visto un millimetro di pioggia dopo un'estate così. Sto ancora raccogliendo i pomodori nell'orto, cioè assurdo, sì. In maniche corte anche. Sì, è una cosa incredibile. Ma il problema è poi a monte. Ogni aumento della temperatura media di un grado sposta di 300 metri la quota degli alberi. Addirittura? Capito. E di conseguenza si trovano tutti fuori posto. Allora, qualche foresta riesce a sopperire in qualche modo, però le foreste più per esempio, vedi ora le foreste molto artificializzate come i rimboschimenti di conifere. Sì. Lì è una monocultura, poi alla fine. La monocultura . Sono. Poi arriva per esempio il bostrico, come sta succedendo, . E fa dei grossi danni, ammazza migliaia di alberi. Perché gli ecosistemi più artificializzati, più semplificati, sono quelli più deboli. Più deboli. Quelle sono state fatte per un discorso di legname da lavoro, alberi da legname. Sì, quello erano in genere, venivano fatti rimboschimenti con la previsione principale della produzione, produzione per quello legname. La monocultura, sì, perché poi era un modo di gestire le foreste molto improntato alla produzione legnosa, ecco, non si tendeva a lavorare, a creare, a favorire, a tutelare ecosistemi complessi, si voleva semplicemente produrre legno nel minor tempo possibile, ecco. E quindi magari l'abete bianco veniva fatto per esempio turni a 90 anni, non c'era il tempo di accorgersi che stavamo sbagliando perché venivano tagliati troppo giovani, considera che per esempio l'abete bianco o l'abete rosso possono arrivare tranquillamente a 400-500 anni. Se noi li tagliamo a 100 anni, li tagliamo a un quarto di questa potenzialità.
gli ambienti artificiali sono più vulnerabili anche nel cambiamento climatico, che poi incide soprattutto sulla gestione dell'acqua. Sì. Siccità e temperature più alte, meno acqua disponibile e più acqua e perdi sotto forma di evaporazione e di traspirazione. Anche il tema dell'acqua è un tema che converrà ritornarci. Anche te, ho capito che la previsione sul futuro non sia molto allettante e longeva, quindi è bene che le persone si rendano conto di queste cose, di queste sfumature, il prima possibile, perché siamo forse già un po' in ritardo. Secondo te abbiamo qualche possibilità, e nel caso cosa si potrebbe fare per innescare un cambiamento di rotta in questa folle corsa verso il cambiamento climatico? Non è facile, perché tutto il battage dei media va nella direzione opposta, cioè va nel dire non vi preoccupate, perché poi se manca l'energia abbiamo il nucleare, se manca l'acqua facciamo la desalizzazione del mare, non capendo che, come dicevamo prima, più la struttura è artificiale, più richiede è un circolo vizioso che richiede sempre più energia e che alla fine non funziona. Quindi noi dobbiamo tornare prima di tutto a tutelare quello che c'è, che è fondamentale, mentre adesso ancora non è tutelato. La natura non è tutelata l'acqua, non è tutelato le foreste che poi svolgono un beneficio enorme nella mitigazione degli eccessi delle temperature e anche nella conservazione dell'acqua. Ma insomma sarebbe un discorso lungo da riprendere, perché che possiamo fare anche un'altra volta, insomma, perché è un discorso, per l'appunto, parlando di acqua non lo possiamo liquidare. Il ragionamento sull'acqua è fondamentale, però bisogna sforzarsi tutti quanti di sensibilizzare l'opinione pubblica, perché la gente, l'hanno fatta spesso questo esempio, se la rana dentro la pentola, no? Se tu metti la rana in un'acqua che bolle, la rana entra e schizza e va via, perché sente il calore e la sforza e scappa, no? Si brucerà un po' le zampe, ma se metti la rana nell'acqua fredda e gli accendano il fuoco sotto, la rana piano piano si abitua alla temperatura che cresce e alla fine muore bollita, perché non si rendono conto e non hanno la capacità di uscire. E allora noi bisogna stare attenti a non essere queste rane qui, dobbiamo essere vigili e reattivi. Capito. Parole sante, Alessandro. Io, guarda, non ho parole per ringraziarti, soprattutto del tuo tempo, perché io do molto valore al tempo, e anche se non ci vuole fretta nel piantare, realizzare giardini o comunque avere a che fare con le piante, comunque il tempo è un bene prezioso, e quindi ti ringrazio soprattutto del tuo tempo e oltretutto anche delle massime che ci hai regalato, perché sono state veramente preziose. Hanno confermato cose che a volte dico, e quindi avere un supporto della tua valenza e del tuo spessore è veramente un grande plus. Bene, andiamo avanti dalla parte della natura. Sì. Bene, Alessandro, ti saluto e ti rinnovo, magari se vorrai ritornare, l'invito per... Magari ci sentiamo avanti, affrontiamo altri discorsi che... Ce n'è un bel po'. Sì, ma è divertente anche fare questi incontri. E quindi penso
che poi sia anche istruttivo per chi... Io sicuro, io ce la metto tutta per divulgarlo, ci metto del mio, no, del tempo direi, anche... Stai facendo un bel lavoro e quindi proprio ti spingo a continuarlo, ecco, perché è un lavoro efficace, ecco. Mi fa piacere, grazie. Beh, Alessandro, di nuovo, bene, ti saluto e grazie infinito. Ok, ciao, ciao. Ciao. Tanta roba, vero? È bello trovare conferme nell'esperienza di persone così competenti. Come avrai sentito, molti concetti che ormai ti dico da un po' non sono affatto teorici o campati per aria, ma trovano riscontri oggettivi pure in contesti complessi e naturali. Saper osservare infatti la natura e prendere spunto sarà fondamentale per avere un giardino che sia in grado di resistere ai cambiamenti climatici attesi e poter dare un reale contributo nel mitigarli. Se poi vuoi approfondire e mettere in pratica molti concetti che abbiamo trattato per il tuo giardino, vai nel sito www.giardinofuturo.it e scarica la guida in comodo formato digitale PDF, in cui ti spiego i 10 fondamenti del giardinaggio sostenibile. Ti ricordo che il futuro dipende anche da te e da come gestisci il tuo giardino. Ti do appuntamento alla prossima. Ciao!